Il caso di Alessandro e Maria, curiosa replica di una storia che già ha avuto luogo. Questo è il titolo della commedia in due atti scritta da Giorgio Gaber e Alessandro Luporini in scena al Teatro Bellini con Luca Barbareschi e Chiara Noschese. Con le musiche dal vivo suonate dalla band di Marco Zurzolo, e questo è il tema che ci consentirà oggi di parlare di musica. Bene, allora oggi in studio abbiamo ospite Marco Zurzolo, benvenuto Marco. Salve. Salve. E abbiamo subito a telefono Chiara Noschese, io coglierei subito l'occasione per salutarla e ringraziarla di essere stata disponibile per questa intervista. Buonasera signora. Grazie a voi. Allora signora, quanto la musica può influenzare il teatro e quanto ha influenzato lei, visto che in questa occasione parliamo di Giorgio Gaber, che è per antonomasia teatro canzone? Ma assolutamente, sono assolutamente influenzata, come ne è assolutamente influenzato il teatro, questo spettacolo e lo spettatore. Insomma, la musica è importantissima, secondo me accompagna in questo spettacolo il pubblico per mano dentro la storia. Senta, fra Marco Zurzolo e Luca Barbareschi, chi dei due avrà più futuro nella musica, visto che li ha sentiti suonare tutte e due dal vivo? Assolutamente io. No, Marco Zurzolo è praticamente la colonna vertebrale di tutta la faccenda, perché insomma il vero musicista qui è lui, poi però Luca si sa difendere molto bene. Senta, in quale tappa di questo tour che avete fatto avete riscontrato successi più particolari che vi hanno lasciato un segno? Beh, è il Quirino di Roma, noi veniamo da lì e abbiamo lasciato un teatro pieno con il pubblico molto coinvolto e felice. Chiara, se mi permetti, Chiara ha successo dovunque, veramente. Lo spettacolo è molto forte. E Chiara è una grande artista, una grande cantante. Lei è un po' così che non lo dice perché è una molto modesta. Ma grazie, ti ringrazio molto. Comunque ora dobbiamo conquistare il pubblico napoletano, quindi dovete dare una mano. Ma perché tu devi dire che mangi il casatiello la sera, te l'ho detto ieri sera. Senta, come viene inserita all'interno di questo spettacolo la canzone che lei canta, una canzone anche molto interessante, quanto l'amore in questa storia gioca nel suo entrare ed uscire? L'amore alla base, in questo caso l'amore è un amore finito, che però non si sa perché sia finito. Alessandro e Maria sono una di quelle coppie che non ce l'hanno fatta. E infatti si vede il pubblico che è molto coinvolto, perché ogni volta che ascoltano questa storia c'è un pezzo di loro, ognuno riconosce un pezzo di sé. E la musica contribuisce a, diciamo, a far vibrare ancora di più le corde delle emozioni. È tutto più coinvolgente grazie alla musica. E questo Io che amo solo te? È una delle mie canzoni preferite. Io ho combattuto per averla perché la trovo bellissima. Viene dopo un monologo di Luca in cui parla di suo padre, e la canzone inizia con che le persone che vogliono molte cose si sono perse nel mondo, ed è assolutamente pertinente a quello assolutamente pertinente per quel momento e per il monologo che precede la canzone. D'accordo. Signora, la ringraziamo di essere stata disponibile e sono sicuro che il pubblico napoletano gradirà molto la vostra performance. Io vi ringrazio e vi abbraccio a tutti, un bacio fortissimo. Grazie. Grazie. Ciao, Chiara. Arrivederci, ciao. Allora Marco, dimmi tu. Volevo chiederti, la tua performance, arrivato sì. A questo punto in cui il tema, diciamo, gli autori, un autore così imbarazzante per certi versi come Giorgio Gaber, come ti sei trovato tu a scrivere queste musiche per questo spettacolo? Ma in realtà questo è uno spettacolo un po' particolare, anche perché Gaber ha fatto questo spettacolo anni fa. 1982. 82, sì. L'ha presentato una sola volta e poi non l'ha fatto più. Era con la Melato, aveva tutto un altro sapore. Era uno spettacolo fatto a siparietti, cioè nel senso che c'era il litigio, la storia d'amore tra i due. Dopodiché c'era un momento musicale, che questo momento musicale era affidato a un quartetto d'archi. Per cui ti lascio immaginare, era anche un po' declamato, insomma era una cosa
secondo me, completamente diversa. Qui è entrata la bravura, secondo me, della regia di Barbareschi, il quale ha fatto diventare il tutto un musical. Noi ci conosciamo da 8 anni più o meno, io e Luca, e Luca da sempre voleva fare, c'è in cantiere una voglia di fare uno spettacolo che sia un concerto rock con la prosa, insomma ci siamo sempre detti tante cose. E alla fine mi ha chiamato per fare questo spettacolo, però non gli piaceva affatto che la musica potesse essere un elemento di contorno, ma farla diventare un tutt'uno con la prosa. E quindi in qualche modo è come, in qualche maniera lui ha avuto ragione, perché dove, in qualsiasi città, in qualsiasi posto siamo stati, gli articoli sono sempre i due attori con il terzo attore che è la musica. Da napoletano ti senti anche per certi versi soddisfatto di essere chiamato a lavorare nel campo teatrale della musica, ma anche in televisione, come è capitato anche con altri ospiti, da artisti che non siano solo napoletani, ma anche artisti italiani, cioè nazionali. Guarda, tu tra l'altro mi conosci anche molto bene, è inutile che lo nascondiamo, però ti dico che la mia vita ormai a 47 anni, sono 30 anni che faccio questo mestiere da professionista. Il mio primo concerto è stato a 17 anni, ero debuttato a Mosca, nella Piazza Rossa. Quindi è stato il mio primo concerto insieme a Eugenio Bennato, ti parlo di 30 anni fa, sono uno pensionabile a questo punto. E ti dico che sono sereno, ho vissuto e vivo la musica sempre con grande serenità. Mi piace suonare in posti piccoli come se fosse come per dire un club piccolo, che abbiamo un appuntamento fisso lì all'Around Midnight a Napoli, come suonare in altri club in tutta Italia, e mi diverte molto. Mi diverte lavorare con artisti napoletani. È difficile questa città, devo dirlo, ma non è difficile per dire sempre la stessa cosa, che Napoli è un paese complicato. Non è un paese complicato, sono i napoletani che sono complicati. È la difficoltà a interagire. Cioè io tutte le volte che sono fuori mi rendo conto che è tutto più facile. Avendo le spalle così forti, forti da una vita passata a Napoli, quando mi trovo in altri paesi o anche fuori Italia, diventa una passeggiata, è un gioco, perché le persone sono lì innanzitutto con la voglia di ascoltare e di ascoltarti. Questo a Napoli non succede, purtroppo. E c'è grande difficoltà. Io ho molti colleghi giovani musicisti, e non solo, colleghi che fanno tante altre cose, dove effettivamente, pur essendo molto ma molto ma molto ma molto bravi, non riescono a esprimere niente, perché è la città che non ti dà la possibilità. Poi non ne parliamo in questo momento complicato, sì, quindi lavorare con altri musicisti o con altri artisti che non siano napoletani, sì, è bello come lavorare con i napoletani. Mi dispiace solo dire che c'è una differenza, la differenza è quella che viene apprezzato in maniera più forte. Senti Marco, concludiamo questa intervista, non possiamo non parlare di Migranti, un disco che ti sta dando anche delle ottime soddisfazioni. Sì, sono molto contento di Migranti. Migranti è io sono uno di quelli, lo dico sempre, sono uno di quelli che i dischi li fa con rispetto di quando si facevano i dischi all'epoca mia. Non sono vecchio, però è che il disco è morto troppo presto. Cioè io ho vissuto nel periodo del vinile, e il CD è finito già il CD, quindi voglio dire, è passato nemmeno un secolo, sono finite tante cose. Prima ci voleva del tempo, e io ricordo che quando si faceva un vinile c'era un grande rispetto, cioè fare un disco era un punto di arrivo molto importante per un artista. Oggi si chiudono in casa, tre ragazzi fanno una stronzata qualsiasi, vendono milioni di copie, cioè una cosa che per me non ha. Allora c'ho questo rispetto così forte per l'arte, e metterla su un CD e lasciare qualcosa, se anche a pochissime persone che ascolteranno la mia musica, per me è un dovere, è un rispetto per chi farà questo di grandissimo livello, insomma. E quindi ci lavoro. Questo è un disco che è uscito da tre anni dopo l'ultimo che ho fatto. Non sono uno di quelli che tira fuori un disco a settimana. D'accordo, allora grazie Marco Zurzo di essere stato nostro ospite. Questo argomento ci ha permesso di poter parlare anche in questa puntata di musica.